siamo a Sanremo. In diretta da Sanremo qui a Radio Bruno abbiamo Moreno, benvenuto. Grazie mille, ciao. Unico rappresentante del rap per questa kermesse. Nei giovani big. Nei giovani big, hai ragione. Sì. Ti senti un po', no, non c'è un po' di responsabilità, ma diciamo che in questi ultimi 2 anni ne ho avute parecchie e quindi cercheremo di affrontare anche questa, la mettiamo così. Comunque ti sentirai a casa, presentato da Emma. Vicino ai Dare Jack, insomma ci sono la squadra blu e la squadra bianca ormai. Gli caspita, amici. Ci sono un sacco di amici, sì, infatti c'è anche un altro ragazzo nei giovani, c'è Annalisa, sì, ce ne sono un po', e poi sono un'ora e 40, un'ora e mezza di autostrada. È vero, perché questa è la tua regione, quindi ti senti proprio a casa. Parliamo invece del pezzo sanremese, dai. Raccontiamolo agli amici a casa. Oggi ti parlo così, il titolo è un pezzo molto introspettivo, ricco di immagini come spesso accade nel mio genere, che strizza anche un po' l'occhio al pop, naturalmente anche per questo palco dove è il Festival della Canzone, faccio tutto io, quindi mi cimento anche in qualcosa che secondo me è una crescita anche per me, posso interagire anche con l'orchestra, far sì che anche loro si possano divertire e suonare, è per me una novità. Fare questo sono molto felice, anche perché per fare rap basterebbe anche un beatbox, quindi non abbiamo portato una cosa così semplice, ma una bella roba suonata. Passiamo a livello di argomenti, dal telepass a citazioni di supereroi, di heroes, serie televisive americane, a magari piccole nozioni che spero che ragazzi e ragazze si possano rispecchiare. Come ti stai preparando? Come stai, insomma, così pensando di affrontare quel palco che desta a tutti, di qualsiasi generazione, o tutte le volte anche che ci vanno, grande emozione? Sicuramente un palco emozionante, ma penso non per fare il figo, ma bisogna dare la stessa intenzione dai palchi più piccoli a palchi prestigiosi, così da non creare precedenti. E cercheremo di spaccare pure su questo palco, è vero che mette tensione perché comunque sei anche guardato da un po' di persone, contornato da tantissimi grandi della musica, e quindi ci faremo trovare pronti. Mi sto preparando forse con una cosa che è quello che penso faranno anche magari i miei colleghi, quindi stando tranquilli, sereni e cercando anche di fare una cosa che non è scontato, meglio divertirsi su quel palco e non solo far prevalere la tensione. Ti stai preparando per le cover, un omaggio ad Adriano Celentano, e magari vedendoti potesse chiamarti per fare complimenti. Bravo Moreno, come lo dice lui poi l'almoleggiato. Sei forte. Grazie mille Moreno. Un saluto a tutti gli amici di Radio Bruno, è incredibile. Ciao.